me lo metto un goccino nella mano e poi ci metto un goccino di fondotinta e lo vado a mettere con la spugnetta in questo modo, praticamente lo mischio. Scusate, ma mi guardo allo specchio altrimenti non ci vedo. E oggi è la vigilia di Santo Stefano. Ma che vigilia di Santo Stefano? Santo Stefano è stato ieri. Sono una rinco. No, ieri era Santo Stefano, oggi è venerdì. Venerdì 27. 27, sì, 27. Sono in casa, ho fatto 2000 cose e domani vado via, quindi farò il Capodanno via nel Veneto. Non so però cosa faccio, vado nel Veneto però non ho ancora idea di cosa fare, poi quando sono là vedo. Ora metto la cipria trasparente e sempre della Debora, non la Debora mia amica, la Debora marca di prodotti per il viso, per il corpo. Ok, ora passiamo alla base per gli occhi. La base per gli occhi uso questo che è della Kiko ed è una base perlata e anche questa mi piace molto. Ne metto un pochino sul pennellino, senza occhiali non ci vedo una mazza qua, e me la passo un po' su tutti gli occhi, sulla palpebra fino alla sopracciglia, lo metto anche qua nell'interno dell'occhio qui. Ragazzi, io mi trucco un po' così come sono capace, non è che faccio un trucco da mega party, non sono nemmeno capace, mi aggiusto come tante di noi e lo metto fino qua in fondo. Ok, sempre della Kiko ho preso questi ombretti che sono luminosi tanto e la metto in tutta la palpebra e anche fino a sopra, faccio la base di questo ombretto chiaro. Poi ho preso sempre questo ombretto che è tinta bronzo, sempre molto luminoso, della Kiko, è sempre lui, e lo metto a metà nell'occhio, parto da metà dell'occhio fino all'esterno e faccio un pochettino anche qua sopra. È veramente tanto luminoso. Ok, e la stessa cosa anche dall'altra parte. Ho comprato questa palette dell'H&M a 1,90 euro quest'estate, pochissimo, in un negozio, l'avevo trovata in un negozio a Cuneo. Ora, visto che ho fatto tutto questo lavoro col dorato, uso questo marroncino qua per continuare con il mio trucco. Lo faccio qua. Allora, e lo metto da di qua. In questo modo. Poi sempre, aspetta che mi giro, sempre con questo qua, faccio una riga. Uso una carta rigida e faccio la riga di qua, e lo prendo da di sotto e la stessa cosa da di qua. Ok, e lo vado anche a riempire. Ragazzi, io ripeto, non è che sono una truccatrice assolutamente, quindi mi sto aggiustando un pochino da sotto, sempre dello stesso colore, così.
passo un pennello grande per sfumare il tutto. Prendo il pennello. Eccolo qua. No, ripeto, io non so se si fa così, però io faccio così. E adesso vado a mettere una puntina di nero qua, di scuro scuro. Una puntina lì, cerco il pennello, che è questo, una sempre dell'HM, vado a mettere questo che è scuro e lo metto proprio nell'angolino. Eccoci. Comunque poi riprendo di nuovo, mi sono sporcata qua. Riprendo ancora un pochino di bronzo della Ticco, di questo colore bronzo, e lo accentuo quello di prima, perché passando il nero si vede poco. Ok. Così. E anche l'altro, quello chiaro, che lo metto ancora nell'interno occhio e nella palpebra qui. Allora, toccandosi in questo contesto è difficilissimo, specchio, telecamera, è davvero difficile, però dai, cerco di fare il mio meglio. Ok, adesso procedo. Prima di procedere con i trucchi, con l'eyeliner nero e il rimmer, metto la cipria trasparente negli occhi per fissare il trucco che ho fatto. Mi dimenticavo le sopracciglia. Passo con una matita color castano scuro, le accento un pochino. Ecco. È piccolissima, l'ho quasi finita e non l'ho trovata, per quello sto usando ancora questa. E passo su fissante. Davvero, cioè, la matita di qua è piccolissima, lo so, aspetto dopo le ferie, le vacanze, vedere se la trovo. Prima non c'era, speriamo che arrivi. Allora, di qua è il marrone scuro e di qua è il fissante. Intanto uso questa. Ok. Passo la matita all'interno dell'occhio, sopra. Io la metto in questo modo, non so voi. E anche sotto. Questa matita non è una matita, un pennarello, l'ho preso in Thailandia, quindi non so nemmeno che marca è, e lo metto sopra nell'occhio. E anche sotto, da metà sotto, così. Lo stesso dall'altra parte. Metto il rimmel dell'Essence. Essence, si dice così, Essence. È il suo. Adesso metto la terra, non so che marca è, non ne ho idea. E faccio contouring, si dice così, nei lati, un po' qua. Poi con un pennellino, io uso questo, prendo sempre un po' di terra, un pochino qua nel naso e qua, per segnare il naso, partendo dalla sopracciglia. Ne ho messo un po' troppa. Ok. Poi un po' di blush, questo è dell'Essence, sì? Poi un po' di blush, sempre qua. Poi passo
passo al lucido, che è questo non è dell'Essence, è... aspetta che prendo gli occhiali perché non ci vedo. Ah, il Style, l'ho preso in profumeria, ma è già un po' che ce l'ho, è buono, sì, e faccio questo lavoro qua, così. Però ho preso un altro lucido, sempre della Kiko, che adesso lo metto per finire, quando voglio essere un pochino più luminosa. Ogni tanto mi si accende e mi si spegne la luce dello specchio, quindi se vedete degli sbalzi perché lo specchio si accende e si spegne. Siccome volevo un lucido ancora più luminoso, ho preso questo della Kiko. Basta qualche goccia che metto qua, proprio sopra e qua, e la spalmo con le mani, con le dita. Guardate com'è luminoso, si vede? E anche qua nell'occhio. Ieri ne avevo messo troppo, ce l'avevo fino qua. Eccolo, adesso ne sto mettendo troppo, mi sa. Ne metto un po' di qua. È veramente tanto lucido, eh? Dà tanta luminosità, ma tanta. Direi che sono alla fine, mi manca il rossetto. Allora, per il rossetto metto gli occhiali perché non ci vedo, è sempre della Essence, uso questa matita per il contorno labbra, quindi riempio anche le labbra con la matita, così il rossetto dura di più. A volte uso anche questo rossetto, quella lunga tenuta, dura veramente 24 ore che metti il rossetto e poi usi il liquido per fissarlo. Ma adesso voglio mettere questo, quindi riempio le labbra già, così è bello. E metto un rossetto che è della... e metto rossetto, un rossetto rosso, non so che marca è. È uno che avevo in casa. Ecco. Ma non è finito qui. Perché alla fine ho scoperto, sempre dalla Kiko, uno spray per fissare il trucco, che è questo spray qua, sempre della Kiko. Allora, si mette in questo modo. Io sto cercando, sono senza occhiali, quindi sto cercando il buchetto del flacone. A questa distanza e si spruzza, è luminoso, fresco. Lasciamo asciugare un pochino ed il trucco è fatto. Poi fatemi sapere se vi piace, cosa ne pensate. Ripeto, non sono una mega artist, no, così mi trucco io. Grazie per aver guardato il video, vi mando un grosso bacio, un grande abbraccio. Ciao, al prossimo video, ciao.